Bambini, volete aiutare delle simpatiche coccinelle a diventare tutte colorate? Allora venite anche voi al ballo in maschera delle coccinelle! Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo, in particolare giochi facili e divertenti, con regole semplici da imparare, adatti a tutta la famiglia. In questo video vi parlo del ballo in maschera delle coccinelle, un gioco per bambini di Peter Paul Jopin da 2 a 6 giocatori da 4 anni in su, pubblicato in Italia da DV Giochi. Il ballo in maschera delle coccinelle è un gioco cooperativo in cui bisogna aiutare le coccinelle a colorarsi tra loro per essere pronte a partecipare ad una festa. Ma le coccinelle devono fare in fretta, perché anche le formiche vogliono partecipare e andare a mangiarsi tutto il buon cibo presente nella tavola imbandita. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i consigli per giocarlo al meglio. Montate la freccia girevole sul fiore e posizionate il tabellone. Posizionate sulle coccinelle 5 puntini dello stesso colore. Posizionate le coccinelle sulla parte esterna dei petali del fiore, in modo che i petali abbiano gli stessi colori dei puntini sopra le coccinelle e con i musi rivolti verso il centro del fiore. Mettete vicino al tabellone la tavola imbandita e le formiche. Durante il vostro turno fate girare la freccia sul fiore. Quando la freccia indica una foglia, significa che le formiche avanzano verso il ballo in maschera per andare a papparsi tutto il cibo della tavola imbandita. Prendete una formica e posizionatela sul ceppo. Se sul ceppo è già presente una formica, invece di aggiungerne una nuova, prendetela e muovetela sulla prima foglia libera. Se la freccia indica un petalo con una coccinella sopra, significa che due coccinelle possono avvicinarsi tra loro per cercare di scambiarsi i propri puntini colorati. Prendete la coccinella presente sul petalo indicato dalla freccia e spostatela su un qualsiasi petalo a scelta. Le coccinelle devono essere posizionate con i musi uno di fronte all'altro. Se la freccia indica un petalo vuoto, significa che due coccinelle possono avvicinarsi tra loro per cercare di scambiarsi i propri puntini colorati. Prendete una coccinella da un petalo a scelta e posizionatela sopra un altro petalo a scelta. Anche in questo caso, le coccinelle devono essere posizionate con i musi uno di fronte all'altro. Se quando andate a posizionare una coccinella su un petalo, l'altra coccinella gira da solo il muso, significa che non desidera scambiare i propri puntini colorati. Prendete la coccinella che avete spostato e rimettetela sulla parte esterna del petalo in cui era prima. Il turno termina e tocca al giocatore successivo in senso orario. Se quando andate a posizionare una coccinella su un petalo, l'altra decide di unirsi, significa che desidera scambiare i propri puntini colorati. Scambiate due puntini colorati tra le coccinelle, considerando solo i colori del petalo da cui l'avete presa e del petalo in cui siete ora. I puntini del colore in questione possono essere scambiati solo se la coccinella ne ha più di uno. Ad esempio, in questo caso, la coccinella del petalo azzurro può scambiare i puntini con la coccinella del petalo rosa. Prendete due puntini di quei colori e scambiateli tra loro. Se dopo aver scambiato i puntini, la coccinella spostata non ha 5 puntini di colore diverso, eseguite un nuovo turno muovendola su un altro petalo. Se dopo aver scambiato i puntini, la coccinella spostata ne ha 5 di colore diverso, significa che è pronta a partecipare al ballo in maschera. Posizionatela sopra uno dei fiori dente di leone.
lo stesso vale anche per la coccinella presente sull'esterno dei petali. Quando ottiene 5 puntini di diverso colore, significa che è pronta a partecipare al ballo in maschera. Bisogna quindi prenderla e posizionarla su un fiore dente di leone. Il turno termina e tocca al giocatore successivo in senso orario. La partita può finire in due situazioni. La prima è quando tutti i fiori dente di leone sono pieni di coccinelle. In questo caso le coccinelle sono pronte per il ballo in maschera e a mangiarsi il cibo della tavola imbandita. Bravissimi! Avete vinto la partita tutti insieme! La seconda situazione è quando la pianta è piena di formiche. In questo caso le formiche arriveranno al ballo in maschera prima di voi e si mangeranno tutto il cibo della tavola imbandita. Hanno vinto le formiche, ma potete provare a rigiocare per fare vincere le vostre coccinelle. Il ballo in maschera delle coccinelle è un gioco che immerge i bambini in un mondo floreale coloratissimo e pieno di simpatici animaletti. Il materiale presente è di buona fattura, con le coccinelle e le formiche che sono state realizzate in legno. Le coccinelle sono l'elemento principale del gioco. I loro movimenti, quando le avvicinate tra loro, sono determinati da dei piccoli magneti presenti al loro interno. Ricordate che in questo gioco si vince o si perde tutti insieme. Cercate quindi di collaborare tra voi per ricordare quali sono le coccinelle che preferiscono scambiarsi i propri puntini colorati restando vicine e quali sono quelle che preferiscono allontanarsi. Se vi è piaciuto questo video potete mettere un like, lasciare un commento, condividerlo su Facebook e gli altri social, iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi video. Se avete domande o consigli da darmi, scrivete un commento qui in basso e sarò felicissimo di rispondere. Fatemi sapere anche se avete già provato questo gioco o se vi piacerebbe giocarlo insieme ai vostri bambini. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!